Franca, a voi, un sogno che si avvera, Sant'Antioco il Sulcis all'avanguardia in questo campo a livello nazionale, è il secondo esempio di questa iniziativa in tutta Italia? Sì, è il secondo esempio, il primo è nato nel Salento, è un sogno che si avvera, ha detto bene, la nostra Isola del Cuore verrà inaugurata oggi, è un'isola che contiene un pezzetto di cuore di tutta la gente che ha permesso la sua realizzazione. Ora, oggi inauguriamo, speriamo che insomma, questa cosa vada avanti negli anni. Cosa possiamo dire? Avete trovato a Sant'Antioco una sponda eccellente nell'amministrazione comunale? Abbiamo trovato a Sant'Antioco una sponda più che eccellente, ha sposato immediatamente il nostro progetto e personalmente non avevo mai visto tanta solidarietà, perché in questo caso l'amministrazione comunale non si è posta solamente come un istituto politico, ma si è posta come persona, cioè erano loro che ringraziavano noi, quindi questa cosa a noi non può far che piacere e a loro è dovuto tutto il nostro grazie. Coloro che usufruiranno di questo eccellente servizio, dico purtroppo, sono in numero in crescita. Sì, un numero veramente in crescita, purtroppo ci sono tante persone che hanno a che fare con questa terribile malattia e noi con questo gesto, questa iniziativa, vogliamo regalare un pezzetto di serenità a queste persone che già tutti i giorni vivono questa terribile malattia.